Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani, io sono un'insegnante spirituale, una coach energetica e sono qui per fare un video sulla lettura angelica delle carte per portare consiglio, guida e assistenza. Questa settimana faremo qualcosa di diverso, nel senso che prima di iniziare io uso fare una preghiera di protezione. E poi andremo a fare la stesura delle carte, ma in questa situazione di oggi praticamente andrò a prendere tre mazzi diversi, nel senso che sceglieremo il gruppo 1, il gruppo 2 e il gruppo 3 e voi dovrete prima, durante la preghiera, chiedere agli angeli, all'arcangelo Michele, qual è il messaggio più giusto per voi e per il vostro massimo bene. 1, 2, 3. Quindi vi chiedo con amore di scegliere il mazzo giusto per voi nel momento in cui stiamo facendo la preghiera. Quindi così avrete, diciamo, un messaggio più chiaro e più specifico. Va bene, proviamo questo nuovo esperimento perché veramente, almeno così posso essere messaggi più mirati per voi, ok? Come carte stiamo utilizzando il mazzo del Sussurri della Natura. Abbiamo le carte degli unicorni e la carta dello scopo della vita, ok? Quindi andrò a prendere una carta da ogni singolo mazzo e farò un gruppo 1, gruppo 2 e gruppo 3. Ok, spero di essere stata chiara. Bene, ora possiamo iniziare la nostra lettura angelica. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore, la verità, la saggezza, l'integrità, la pace, la guarigione, tutto ciò che per il mio massimo bene, il massimo bene di tutte le persone che con tanto amore ci stanno seguendo. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a Maria, grazie a tutti gli angeli, a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. Allora andiamo a scegliere il primo gruppo. Lo andremo a vedere mano a mano. Sii gentile con te stesso. Ok, poi seconda carta, secondo mazzo. Quindi è importante che abbiate scelto prima a quale gruppo appartenete, ok? Miracoli. Ora vediamo le carte dello scopo della vita. Scuola. Molto interessante. Primo gruppo. Vediamo ora il secondo gruppo. Spero che vi piaccia questo nuovo modo di lettura. Azione. Prossima volta le sceglierò io in anticipo e partiremo direttamente con la lettura, va bene? Magari per semplificare. Contemplazione. Tanto voi poi andrete a scegliere a quale gruppo appartenere. Credi nel tuo, della tua comprensione interiore. Ok, io poi le carte mi hanno chiesto come mai non inquadro le carte, perché a me piace interagire con voi, mi piace guardarvi, anche se so che, cioè mi piace
sapere che voi siete di fronte a me, quindi io sto interagendo con voi, però mano a mano che farò la lettura, io praticamente farò, come dire, vi farò vedere le carte, ok? Allora ho sbagliato, quindi nel secondo gruppo ho preso una carta in più, non importa, vuol dire ci sarà una carta in più. Opzioni, ok? Ora vediamo terzo gruppo. Questa è l'abitudine, però vuol dire che doveva uscire una carta in più. Ritorniamo a questo mazzo. Stai tornando indietro, ok? Evitiamo di tornare indietro. Seconda carta. Magia. Ora vediamo, terza carta. Bambini. Ok, adesso iniziamo la lettura col primo gruppo, ok? L'invito è ad essere gentile con te stesso, con te stessa. È venuto il momento di amarti di più. L'amore per noi stessi è alla base per poter fare qualsiasi cosa nella vita. Noi abbiamo i nostri desideri dell'anima, che possono essere desideri economici, desideri di un lavoro nuovo, di guadagnare un po' di più nella nostra attività, di avere un compagno, una compagna dell'anima, di avere nella vita di tutti i giorni, di avere una casa nuova, di poter viaggiare, di poter magari vedere un mondo migliore, un mondo dove non esiste la malattia, dove le persone sono felici, le persone vivono tutte nella salute, nella piena prosperità e nell'abbondanza. Ok? E tu sei un'anima molto pura e sei un'anima che vorrebbe tutte queste cose per te stesso e per gli altri, ma è importante che tu sei gentile con te stesso, che non sei perfezionista. È importante che ti ami di più e che credi nei miracoli. Guardate vedete la scritta: credi nei miracoli, perché miracoli infiniti alle porte stanno arrivando nella tua vita. Abbi fiducia che l'amore, che l'universo, che l'intero sistema sta lavorando dietro le quinte per aiutarti, per raggiungere i tuoi sogni, perché te lo meriti. Diciamo che dovresti credere di più in te stesso, in te stessa, e lasciare che accada. Mettiamola così: gli angeli e l'arcangelo Michele ti stanno dicendo: è venuto il momento di studiare perché non hai completato la tua formazione. Non vuol dire necessariamente ritornare nei banchi di scuola, nella scuola tradizionale, ma magari hai bisogno di formarti, magari hai bisogno di fare dei corsi, per specializzarti, magari. Vuoi diventare un coach, magari vuoi studiare psicologia, magari vuoi aiutare gli altri nel settore della spiritualità come operatore olistico, o magari vuoi fare altre cose nella vita. È venuto il momento di formarti. Ok, di formarti, c'è bisogno di formazione, è un investimento per te. Bisogna investire nella tua formazione, va bene? È un po' come un'università, ti devi specializzare se poi vuoi avere dei risultati, però i miracoli alle porte sta anche a significare che qualunque cosa deciderai di intraprendere, tutto arriverà nel momento giusto e l'intero universo si muoverà in tuo favore per aiutarti anche con le spese da affrontare, però è importante che ti specializzi, che continui a studiare. Magari devi imparare una nuova lingua, la devi perfezionare. Ragazze, io, cioè, i 2 mesi a Londra sono stati determinanti. Io sto leggendo un libro in inglese, ma lo sto mangiando, nel senso che riesco a capire il 90, 99, dai, 95% di tutto quello che c'è scritto, e quello che non comprendo lo comprendo per intuizione, ed è così che si impara una lingua. Quindi nuove competenze per
per migliorare te stesso, ok? Bene, abbiamo concluso col primo gruppo, andiamo avanti col secondo gruppo. Secondo gruppo, azione, cara anima infinita, non riposarti troppo. È venuto il momento di agire, è venuto il momento di mettere, non so, di mettere energia in quello che stai sognando. Azione significa fai quella telefonata, azione significa costruisci il tuo sito, azione significa parla di te, mostra al mondo chi tu sei, azione significa vai, agisci per cercare un nuovo lavoro, agisci per trovare la soluzione ai problemi che stanno bloccando questa situazione lavorativa, economica, di relazioni e così via. Va bene, ok? È proprio il momento giusto per agire, proprio le energie sono pronte. Diciamo che bisogna agire nella direzione dei tuoi sogni con fiducia, con confidenza, dicono gli angeli. Praticamente tu hai raggiunto una comprensione di te stesso, una comprensione di te stessa che non tutti comprendono. Credi in te, credi nel tuo sentire, credi nella tua innata saggezza che ti sta guidando in una certa direzione, è proprio quella giusta, è proprio questo che devi seguire. È proprio anche se è una vocina molto delicata, quella vocina invece ti sta dicendo vai, agisci, fai, sei portato per questo, sei portata per questo, non rimandare, medita di più, ascolta di più la tua anima, trova, diciamo, è venuto il momento di contemplare, nel senso che di ritrovare quella connessione, quell'armonia, quella pace, quella serenità per ascoltare la tua voce interiore, va bene? Esci anche nella natura, cioè fa sì che i tuoi occhi possano vedere la bellezza della vita, perché hai proprio bisogno di bellezza, ok? Ci sono delle opzioni, si stanno presentando davanti a te due o più porte. Diciamo che sei libero di scegliere, infatti gli angeli non potranno mai dirti cosa tu devi fare, però è anche vero che nelle carte precedenti viene spiegato che devi contemplare, che devi meditare, che devi pregare, che devi ascoltarti e che devi ascoltare quella vocina delicata, quelle intuizioni, quei sogni che stai facendo, quelle idee che ti stanno venendo, perché sono la guida divina, però è il tuo libero arbitrio, va bene, ok? Diciamo che sono aperte varie porte per te. Qualunque decisione deciderai di intraprendere, tutto si aprirà dinanzi a te, perché però diciamo l'ideale sarebbe quello di ascoltare ciò che l'anima ti sta guidando a fare, va bene? Ok, secondo gruppo conclusa la lettura, andiamo al terzo gruppo. Non tornare indietro, vai avanti senza paura, non fermarti, non fermarti, non farlo adesso, non farlo adesso, abbi il coraggio di agire, abbi la determinazione, vai contro tutto e tutti, perché questa è la strada, dicono gli angeli. Tornare indietro, non va bene, perché toccheresti il fondo, perché hai già provato quel senso di fallimento. Alle volte il fallimento è necessario per risolvere. Un fallimento non è mai un fallimento, è una, come dire, è un modo che non è riuscito, quindi non ha senso ricadere negli stessi errori. Gli errori che tu hai commesso ti servono perché hai imparato delle lezioni, sai che devi agire in una maniera diversa. L'obiettivo è quello di trovare la giusta via e tu hai il potere che per farlo, sei molto potente, hai il potere del magico dentro di te. Noi siamo creatori della nostra realtà, noi attraverso le nostre intenzioni, parole ed azioni, attraverso la nostra attitudine ad allineare l'inconscio verso ciò che noi vogliamo, se noi ci alleniamo in questo, possiamo veramente manifestare nella nostra vita ciò che noi vogliamo. Gli unicorni, e ci sono gli unicorni e le fate, bellissima questa.
questa carta, diciamo che c'è un tocco magico dentro di te, non ha senso tornare indietro, è venuto il momento di esprimere un desiderio, di immaginare come vorresti vivere la tua realtà, credere nei miracoli anche qui, perché c'è tanta magia intorno a te. Quindi anche qua la carta parla di miracoli, va bene? Ok, credi nei miracoli. Credi nei miracoli, quindi credo che anche questo gruppo di persone sono invitate ad andare avanti, ad accettare il passato come è andato e veramente credere che tutto è possibile. In questa carta è uscita la carta dei bambini nello scopo della vita, quindi significa che i bambini fanno parte dello scopo divino della tua anima. Può darsi che hai dei bambini tuoi, tuoi figli, tuoi nipotini, o sei un insegnante d'asilo. O magari sei un insegnante, non lo so, delle scuole medie, delle superiori, ha a che vedere con se sei una persona molto empatica, se sei una persona che capisce i bambini si trovano bene con te, però per molti di voi questa carta ha un significato un pochino più, come dire, molto profondo dell'anima, nel senso che il tuo bambino interiore, ti sta chiamando, non vuole piangere. Quindi riportando anche alla lettura che abbiamo fatto prima, non guardare il passato, non guardarti indietro, non piangere, non ha senso, fai ciò che ti diverte, amati, gioca la vita, fai delle cose che ti danno gioia, dipingi, canta, balla, fai delle passeggiate nella natura, fai yoga, medita, vai a fare una gita in montagna o al mare, fai qualcosa per prenderti cura di te stesso e credi nei miracoli, perché veramente il tuo bambino interiore ti sta chiamando e quindi diciamo che questa risonanza anche con i bambini che hai, prima di aiutare i bambini devi aiutare te stesso, te stessa, però a qualche livello nella tua missione di vita, la figura del bambino è determinante, ok? È determinante. Bene, care anime infinite. Per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura angelica. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele. Mi occupo di fare il coaching con Logos Healing. Logos Healing è una modalità molto potente che aiuta veramente a riprogrammare l'inconscio, a eliminare sistemi di credenze negative. A riprogrammare la nostra mente per allinearci nella direzione dei nostri goal e dei nostri sogni, ci aiuta a eliminare i traumi del passato, ci aiuta a eliminare l'angoscia, le emozioni negative, il dolore, la sofferenza. Naturalmente, questo è un lavoro, non è per tutti. Questo lavoro è per chi vuole lavorare su di sé. Non importa se hai 30 anni, 40 anni, 60 anni, importa che tu vuoi veramente uscire da questa situazione, è venuto il momento di cambiare la tua vita. Se senti questo, se appartieni al primo gruppo, forse l'invito potrebbe essere quello di percorrere un percorso di coaching per la tua crescita personale e spirituale, anche perché quando tu, la tua mente e il tuo cuore sono allineati, allora sì che riesci a realizzarti nella tua vita, lavorativamente, spiritualmente, nelle relazioni e in tutti i livelli. Sto lavorando tantissimo, personalmente su me stessa, ma anche sulle altre persone che stanno avendo dei risultati straordinari. La cosa meravigliosa di Logos Healing è che una volta che riprogrammi, elimini le credenze negative, non torni indietro, vai avanti, riferito anche alla lettura del terzo gruppo. Volevo una cosa molto importante, vorrei anticiparlo su questo video, è che sto formando diciamo delle persone che magari già lavorano come psicologi, come operatori olistici, come coach, come counselor e vorrebbero imparare a utilizzare come tecnica Logos Healing, ma non solo, per queste persone sto veramente creando un
un bel percorso non solo di coaching ma anche di gruppo per imparare quindi a facilitare lo ghost healing sugli altri ma anche per riprogrammarvi al successo perché molti coach olistici, molte persone veramente hanno un mindset che dove magari investono tanto per la propria formazione ma non riescono poi a farsi pagare, a trovare clienti e così via. Quindi è un lavoro molto molto potente, molto potenziante se ti interessa. Se vi può interessare, contattatemi pure, perché ho bisogno di testimonianze, perché è molto importante diffondere questa metodologia che veramente può fare la differenza nella vita delle persone, può apportare grandi trasformazioni. E cambiamenti positivi nella vita di ognuno di noi. Volevo ricordarvi che mi occupo anche di facilitare la guarigione negli altri con le nuove frequenze di luce. Presto riprenderemo i seminari dal vivo, però per il momento faremo quelli online, i webinar, fino a quando la situazione in Italia non sarà più chiara e più comprensiva. Ok? Io vi saluto, vi voglio bene, ci sentiamo la settimana prossima. Un bacione a tutti, grazie per le persone nuove che mi stanno seguendo. Scrivetemi giù nei commenti, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, fatemi sapere, fatevi conoscere. Un bacione grande, ciao ciao!